Nel corso del recente congresso ERS sono stati presentati nuovi dati provenienti da alcuni studi clinici sull'impiego di tezepelumab nell'asma grave. Abbiamo voluto approfondire la conoscenza di questi studi con la professoressa Paola Rogliani, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno professoressa e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, professoressa, prima di iniziare a parlare degli studi presentati, ci può dire che cosa è tezepelumab e qual è il suo meccanismo d'azione? Il tezepelumab è un anticorpo monoclonale umano che blocca l'attività della linfopoietina stromale timica, che è il TSLP fondamentalmente, che è una citochina epiteliale. Viene rilasciata dall'epitelio delle vie aeree in risposta ad una serie di stimoli che possono essere stimoli dovuti all'inquinamento, stimoli dovuti a fattori relativi a infezioni, quindi anche virali, o stimoli in relazione all'esposizione ad allergeni. E quindi viene rilasciata e di lì inizia una cascata infiammatoria. Fa parte di quelle molecole rilasciate dall'epitelio che vengono chiamate allarmine. Ecco, professoressa, allora nel corso del congresso sono state numerose le evidenze di efficacia di tezepelumab discusse. Ci aiuta a fare qualche esempio prendendo in considerazione i dati a suo avviso più rilevanti? Numerosi sono i dati che sono stati riportati di grande interesse, però riassumerei a tre studi i dati da sottolineare. Uno relativo alla stagionalità delle riacutizzazioni in corso di trattamento con tezepelumab, alla efficacia nei confronti di eventi acuti, in particolare con l'utilizzo di un indice composito, il cosiddetto COMPEX, che poi vedremo nel dettaglio, e un terzo studio sulla presenza dei plug di muco presenti nelle vie aeree dei pazienti affetti da asma grave. Ma nel dettaglio andiamo in ordine. L'utilizzo del tezepelumab nelle variazioni delle riacutizzazioni relative alla stagionalità sono dati che vengono da analisi prespecificate dello studio Navigator, che è uno studio di fase 3 a 52 settimane verso placebo, dove il tezepelumab riduce in maniera significativa rispetto al placebo le riacutizzazioni nei pazienti affetti da asma grave non controllata, relativi alle variazioni nel periodo stagionale. E questo, il dato ancora più interessante, deriva dal fatto che nell'arruolamento erano presenti pazienti che avevano alti e bassi eosinofili, intendendo per alti e bassi eosinofili il cutoff di 300 cellule per microlitro. E durante tutte le stagioni e indipendentemente dal livello basale di eosinofili, si è visto che il tezepelumab riduce il rate di riacutizzazioni in questi pazienti, andando a confermare delle osservazioni già fatte in uno studio di fase 2, il PATHWAY, che quindi supportano e avvalorano ulteriormente l'efficacia di tezepelumab nei pazienti affetti da asma grave non controllata. L'altro studio che citavo inizialmente è quello dell'effetto del tezepelumab verso eventi acuti utilizzando un indice interessante, il cosiddetto COMPEX, che è un indice composito che va a riassumere le riacutizzazioni di asma accanto agli eventi di peggioramento acuto che si basano sul PEF, sull'utilizzo del farmaco al bisogno, piuttosto che il riportare i sintomi di asma. E sempre in relazione allo studio Navigator, lo studio di fase 3, veniva, anche qui era un outcome prespecificato, si è visto che aveva un effetto rilevante nei pazienti sempre arruolati con alti e bassi eosinofili e
E veniva valutato anche, tra l'altro, i livelli di feno. Veniva fuori essenzialmente che il tezepelumab riduceva proprio questi rate di COMPEX, di questo indice composito, nelle 52 settimane di studio, indipendentemente anche in questo caso rispetto al livello di eosinofili al basale e ai livelli anche di feno, quindi questi due importanti biomarcatori. E la riduzione di questi outcome dimostra l'efficacia di questa molecola in un spettro di popolazione molto ampio, quindi andando a offrire realmente una opzione terapeutica alternativa alle attuali terapie approvate. E poi c'è quest'altro studio che ha catturato la mia attenzione, ma di molti dei colleghi che hanno partecipato all'ERS, cioè la riduzione del plug-in di muco in questi pazienti, nei pazienti affetti appunto da asma grave non controllata, e vengono fuori dall'analisi di uno studio di fase 2, che è lo studio Cascade, che è uno studio dove c'è un 28 settimane di trattamento attivo, fino a 40 poi del follow-up. E anche qui quello che viene fuori dai dati dello studio Cascade è che il tezepelumab riduce la conta eosinofilica sottomucosa rispetto al placebo in questa particolare tipologia di pazienti. L'analisi dei plug di muco non era un outcome prespecifico, infatti è un'analisi post-hoc che viene condotta in maniera molto interessante, perché viene utilizzata la diagnostica per immagini, l'ATC, dove si va a valutare la presenza di questi muco, che vengono definiti come opacità che completamente occludono il lume di bronchi, quindi di vie aeree segmentali e subsegmentali. E viene valutato uno score totale di muco, che viene calcolato proprio sulla base del numero dei segmenti delle vie aeree che presentano almeno un plug di muco. Ebbene, quello che viene fuori da questo studio è che questo score relativo alla presenza di questi tappi di muco si riduce in maniera significativa nei pazienti che ricevevano il tezepelumab rispetto a quelli che avevano il braccio placebo. E la riduzione di questa particolare presenza di ostruzioni delle vie aeree si correlava con il miglioramento proprio della funzione polmonare. Quindi è la prima volta che un farmaco biologico, in questo caso il tezepelumab, ha mostrato una riduzione di un aspetto rilevante da un punto di vista funzionale, fisiopatologico, nei pazienti affetti, in questo caso, da asma non controllata, da moderata a grave, che insomma anche qui offre una bella spunto di riflessione e di opportunità per i pazienti affetti da asma grave. Ecco, allora professoressa, per concludere, alla luce di questi dati, come pensa possano in futuro cambiare la pratica clinica nel trattamento dell'asma grave, considerando questa peculiarità d'azione del tezepelumab? Offre un'opportunità per i pazienti proprio perché è una nuova modalità di interagire sulle vie aeree di questa citochina. Uno dove va a inserirsi nella cascata infiammatoria che viene generata dai diversi trigger, e non ultimo anche la diretta attività che questa molecola esercita non soltanto sul profilo infiammatorio, ma anche proprio sulla meccanica respiratoria, dal momento che ha un'attività proprio sulla cellula muscolare liscia, e va ad agire proprio a livello del rilasciamento delle vie aeree. Tant'è che questa molecola ha dimostrato, dai vari studi di fase 2 e di fase 3, avere un impatto
rilevante sulla funzione respiratoria in termini di miglioramento del FEV1, quindi è un miglioramento tale che viene percepito dal paziente, e lo studio sui plug di muco vanno a ulteriormente a valorare questa importante attività oltre all'attività antinfiammatoria espletata da questa molecola. E quindi poi c'è anche questa possibilità di poter utilizzare questo farmaco indipendentemente dai livelli di eosinofili, giusto? Andando ad aumentare in maniera significativa proprio lo spettro di pazienti che possono beneficiare di questa molecola, indipendentemente dai biomarcatori, perché abbiamo visto dagli outcome selezionati in questi studi che è indipendente dai livelli di eosinofili ed è indipendente anche dai livelli di FeNO.